Guardate oggi cosa c'è qua. La leggenda mondiale del rally. Il lancione con livrea Martini. Allora, questa fa parte della serie del The Rally Legend, progettata e distribuita in Italia da Ital Trading, società storica per l'importazione dei modelli Trax, Scorali. Da qualche anno a questa parte hanno iniziato a studiare e produrre una linea propria che si chiama The Rally Legend. The Rally Legend deriva da quello che sono, appunto, come dice la parola, la leggenda del rally. Oggi andremo a fare l'unboxing e presentiamo quella che veramente ha fatto la leggenda del rally, la Lancia con livrea Martini. Passiamo all'unboxing subito. Usciamo un po' da quello che è lo standard dell'unboxing, dove tutti fanno solo vedere le scatole, ma True Model News vi fa vedere il modello, non la scatola. Arriviamo al contenuto della scatola. Le scatole, come dicevo, sono due. Vedete che sembrano proprio due scatole, sono due modelli, e invece no, è la cura del dettaglio dell'imballaggio. Perché, come mi ha detto il buon Aristori, abbiamo la scatola suddivisa in due, dove in uno troviamo la carrozzeria, che adesso vediamo, mentre nell'altro cartone troviamo quello che è la meccanica del modello. Vabbè, il solito manuale di istruzioni contiene chiave a brugola e la classica chiavettina, quella che ha i quattro esagoni per tutti gli interventi sul modello. Contengono anche i pistoni degli ammortizzatori idraulici, quindi in caso di assetto o di preferenze di settaggio differente del modello possiamo anche intervenire sull'ammortizzatore. Vi ricordo che nel sito di True Model News ci saranno dei focus dedicati nella parte tecnica, dove troveremo anche come settare il modello nel caso vogliate intervenire sull'olio degli ammortizzatori, su qualsiasi cosa relativa al setup. Però il modello si presenta già pronto per uno divertirsi, due fare tutto quello che volete, ok? Potete sia a livello amatoriale sia a livello di competizione. Ital Trading organizza campionati dedicati alla serie The Rally Legend. Adesso vediamo che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, iniziamo dal modello. Il modello, è un 1/10 Touring classico, però in versione, essendo Rally Legend, ovviamente ha questi copertoni tassellati. Guardate come muovo le gomme e automaticamente si muove anche dietro, perché attenzione, è un 4x4. Abbiamo all'interno della culla l'albero in alluminio anodizzato in colore rosso, che porta la trasmissione dal retrotreno, dove c'è la trasmissione corona pignone, porta la trazione al differenziale anteriore a satelliti planetari. Sul lato sinistro abbiamo già presente una batteria, perché abbiamo detto è un ready to run, quindi c'è anche la batteria, non c'è nessun problema, ma andiamo a vedere da quant'è la batteria. Nickel metal idrato da 1800 mAh, circa 2 A, secondo me un bel po' di minuti giriamo. L'elettronica è waterproof, vuol dire che è resistente all'acqua, possiamo utilizzarla in caso di pioggia, in caso di qualche piccola pozzanghera. L'elettronica resiste comunque, è impermeabile fino a tal punto da resistere agli schizzi d'acqua. Qui abbiamo il motore, che è un 540 classico brushed, quindi a spazzole, motore a spazzole, regolatore elettronico, ricevente 4 canali. Perché attenzione, è possibile in tutta la serie Rally Legend montare il kit luci e tutta una serie di cose che sono anche carine da vedere. Il servocomando, che è da 6 kg di tiraggio. Allora, il modello è un 4x4, piastra di rinforzo abbiamo detto. Attenzione all'assetto, perché qui abbiamo ammortizzatori idraulici, seppur di plastica, perché comunque, ripeto, è un modello entry level, un modello di fascia economica, quindi l'ammortizzatore ha un corpo in plastica, seppur ben costruito. E hanno ben 5 posizioni per il setup, sia sull'anteriore che per il posteriore. Allora, passiamo a vedere quello che è invece nella sua confezione, anche un caricabatterie. Istruzioni in inglese e attenzione, istruzioni in italiano inserite da Ital Trading. È un caricabatterie da rete 220, quindi cavo per la carica a rete 220. Cavetto da inserire nel caricabatterie con connettore dorato. Le due banane da inserire nel caricabatterie, che attenzione,
può caricare, oltre alla nickel metal in dotazione col modello, anche le batterie lipo, cioè batterie e polimeri di litio, quello che oggi usano tutti, perché qua nel fianco ha il bilanciatore di carica, vedete, in base al 2S, 3S, 4S, cioè in base alle celle delle batterie lipo. Qua c'è il tasto di start stop e il settaggio per il voltaggio. Passiamo al radiocomando. Radiocomando, vabbè, la fattura è ovviamente molto economica, abbiamo comunque il volantino con il disegnino della ruota in gomma per un buon grip, perché non deve mai scivolare il volantino in un radiocomando volantino, in 2,4 GHz, vabbè, ormai sono tutti così. Vano inferiore porta 4 batterie stilo, o normali o ricaricabili, io consiglio sempre le ricaricabili perché andiamo a sicuramente a risparmiare. Questo sportellino troviamo, e vabbè, il reverse dei servi, abbiamo l'inversione dei canali, abbiamo le percentuali di utilizzo dei canali e i trim, quindi un telecomando analogico, però e ovviamente l'interruttore on off per accenderlo e spegnerlo, ha tutte le funzioni che servono per utilizzare questo modello di Lancia VRC, perché alla fine si parlava di gare proprio di mondiale rally VRC. Bene. Abbiamo visto la nostra Deltona Martini e mi raccomando, iscrivetevi al canale, like se vi è piaciuto il video e, importantissimo, scaricate l'app di True Model News per essere sempre aggiornati. Sempre ready to run con True Model News.